Ok, siamo con il capitano Matteo Imbrò e con Matteo Chillo. Matteo, partiamo da te. Io? Sì. Primo storico successo per la De Longhi in Coppa Italia, un'emozione particolare, descrivicela. Ah, innanzitutto è stato emozionante soprattutto per me perché essendo capitano da pochi giorni ho alzato il mio primo trofeo, quindi credo sia molto emozionante. Poi è stato, essendo il primo titolo magari della De Longhi, è emozionante, è bello e questo lo dedichiamo soprattutto ai tifosi. Una partita durissima, tornando a parlare di basket giocato, la Fortitudo non ha mollato mai, voi avete però trovato nell'energia, soprattutto difensiva, la chiave per vincere questa partita. Sì, noi ci siamo concentrati soprattutto su mettere tanta energia in campo, sopperire magari a qualche dettaglio tecnico, tattico con l'energia, magari questo alla lunga è venuto fuori, soprattutto in difesa perché in attacco cioè, sappiamo che passandoci la palla, giocando insieme, riusciamo a trovare sempre il momento. Ci sono domande per Europa? Sì, guarda, io credo che questa è la vittoria acquisitiva dopo questo conflitto in campionato. Far vedere che ci siete anche voi in questi risultati. Sì, possiamo considerare la nostra bestia nera in campionato perché ci hanno battuto due volte. Sapevamo che non era facile, però è stata una soddisfazione vincere contro di loro. E, come ho detto prima, siamo contenti. L'università è stata già proiettata su domenica, nel senso che questa gioia sarebbe assurda. No, nel senso, credo come tutte le cose festeggeremo tra di noi, cercando di magari tenere emozioni, non so, però un po' celebreremo perché alla fine sembra una vittoria di un trofeo. Poi magari da martedì cominceremo a pensare alla partita di Montegrano contro Montegrano. L'ultima cosa quella spinta per affrontare le prossime partite e i playoff sostanzialmente? Sì, sì, è un'iniezione di fiducia, nel senso che vincere ti aiuta ad avere consapevolezza nei tuoi mezzi. Questo trofeo ci dà fiducia perché abbiamo battuto una squadra forte. Ora, come tutte le cose, dobbiamo continuare a lavorare e pensare di arrivare sempre più in alto possibile. Sono altre domande per il capitano? Io ne ho una. Sì, ciao. Al primo posto in campionato pensate ancora o ormai usate per sfumare? Visto magari una Fortitudo che appunto ha perso con Montegranaro, matematicamente ancora nulla si può dire, è un pensiero ancora che fate, oppure la testa sui playoff? Sicuramente noi intanto dobbiamo cercare di arrivare al secondo posto, perché prima di loro c'è Montegranaro. Però io penso sempre che bisogna puntare in alto, quindi mai smettere di crederci e poi quel che viene viene. Siamo all'altro Matteo. Va bene, speriamo. Matteo, partita che ti ha visto davvero trovare grande energia in fase difensiva. Avete affrontato una Fortitudo che diciamo forse ha avuto più difficoltà rispetto ai due match in campionato. Cos'è stata la chiave secondo te di questa partita, a differenza di quelle in regular season? L'hai detto tu, l'ha detto Matte prima, e ci siamo concentrati soprattutto sulla difesa, sapendo che se dovevamo fare uno sforzo in più sicuramente dovevamo partire da quella, e anche perché come competizione giocare una volta al giorno, quindi venerdì, sabato, domenica, è sicuramente molto dispendioso, quindi direi che chi arriva meglio e più lucido alla fine riesce a portare a casa questo tipo di competizione. Ecco, le tue emozioni invece per questa vittoria? Sono felicissimo, sono contentissimo, ce la siamo meritata, abbiamo fatto tre grandi partite secondo me, conducendo tutte e tre le partite, adesso non mi ricordo benissimo, però comunque abbiamo sempre condotto, quindi ce la siamo meritata e sono molto felice e tutta la squadra lo è assolutamente. Senti Matteo, all'inizio il Fortitudo faceva show aggressivo con Newman, cercava di chiudere Logan, chiudeva sotto sui tessitori, ci sembrava quasi che fosse sorto Cannavaccio. Dove avete trovato l'idea per svoltare con questa nuova?
Sapevamo di questa difesa forte e poi ce lo aspettavamo, visto che David nelle due partite precedenti aveva segnato abbastanza, se non tanto. Sicuramente hanno provato a togliere qualcosa a noi, come noi sapevamo benissimo i loro punti forti, quindi siamo stati bravi a passarci la palla e a trovare dei vantaggi da questo nostro passarci la palla. Hai preso il coraggio anche tu con quella tripla? Assolutamente, no, ma tutti siamo molto coinvolti, tutti quanti sappiamo che abbiamo fiducia l'un l'altro, quindi quando c'è da prendersi una responsabilità non c'è problema. Ciao. Ascolta, da parte tua c'è un po' un sassolino dalla scarpa da togliere. L'anno scorso la tua avventura in Fortitudo è finita forse non come avresti voluto, dopo una stagione complessivamente difficile. Io ti chiedo se quella di oggi, un po' da parte tua, questa vittoria viene un po' vissuta, fra virgolette, come una sorta di vendetta dell'ex, o comunque come una rivalsa dopo la fine della tua storia in Fortitudo l'anno scorso. No, nessun sassolino, nessuna vendetta. Abbiamo fatto la nostra partita, avevamo un avversario dopo, di grande stima davanti, primo in classifica, che ti dà ancora più carica per affrontare e per cercare di vincere la partita, in questo caso una finale di Coppa Italia. Ciao a tutti, ciao, grazie. Grazie, buona serata. Buonasera a tutti. Ciao Max. Dammi una cassetta del gruppo, che sennò... No, i Robini vestito. No, sì, dopo. Insomma, una bella soddisfazione, poi tra l'altro personalmente, anche perché qua ci sono amici, per me questo è un posto magico, perché nella mia esperienza precedente con l'Assuto, quando i posti sono magici rimangono magici, non c'è niente da fare, io ho lasciato veramente tanto affetto qui, di là che sono cambiati i nomi, la società, ma ho ritrovato tanta gente, non è un caso che siamo riusciti a vincere questa Coppa. Niente, naturalmente è una bella soddisfazione. Credo soprattutto una bella soddisfazione per la società, perché Treviso in questi 6 anni ha fatto qualcosa di incredibile, ha sfiorato più volte il fatto di ritornare in Serie A e comunque è ripartita dal nulla e adesso quantomeno così ha un piccolo occhiello, un fiore all'occhiello che gli possa dare un po' di consapevolezza e soprattutto anche una soddisfazione per la società e per tutti quelli che stanno portando avanti una grande realtà del basket italiano. Abbiamo fatto 3 giorni ottimi, credo che ieri la partita di ieri ci abbia un po' aperto gli occhi su che tipo di pallacanestro noi dobbiamo giocare, perché avevamo fatto ancora una partita dove avevamo fatto disfatto da solo, ancora non siamo veramente al top, perché anche oggi abbiamo fatto delle ingenuità che probabilmente sarebbero potute costarci la partita, una partita che abbiamo vinto credo meritatamente. Credo che sia una bella soddisfazione per i giocatori, credo che sia anche così un'iniezione di energia positiva il fatto che dopo i 2 cambiamenti che abbiamo fatto la squadra abbia saputo essere anche efficace sotto l'aspetto dei risultati e basta, ecco, quindi naturalmente adesso noi non so per quante ore, però sono per un paio d'ore giustamente ci godremo questa bella vittoria e poi dobbiamo assolutamente ributtarci dentro il campionato, perché l'errore di passare 2 o 3 giorni a festeggiare e poi perdere in casa con Montegranaro non vorremmo farlo, e soprattutto la nostra grande ambizione è di fare dei festeggiamenti veri quando saremo in primavera, ecco, quindi questo ci deve dare grande energia, ma assolutamente la testa deve essere ben bassa sul manubrio. Coach, all'inizio stagione ce l'hai predica mentalità e vincente.
Oggi questa mentalità e questa identità che hanno dovuto portare avanti da inizio stagione, insomma, si è vista. Sì, adesso non voglio tirarmela, però ancora questa squadra qui deve avere la consapevolezza che deve ancora fare tanta strada, soprattutto su delle partite. Oggi erano partite secche e questi nel bene o nel male, questo ti dava la possibilità un attimo di reagire. Quando saremo, noi abbiamo 7 partite di campionato per provare a stare a raggiungere Montegranaro al secondo posto e superarla, e 2 in queste 7 partite qua trovare quella solidità e quella consapevolezza che serve per provare a vincere un playoff, perché questo è quello che vorremmo fare e questo ci deve dare anche un po' di così, anche un po' di autostima, che quando noi veramente facciamo 40 minuti, se troveremo la forza di fare 40 minuti di mentalità e soprattutto di determinazione senza sbavature, ecco, dopo cominciamo a essere veramente una squadra che può impensierire tutti. Il coach è a vostra disposizione. Senti coach, una vittoria che parte, l'abbiamo già detto, per i ragazzi della difesa. Tu in questi 3 giorni hai chiesto ai tuoi tanta difesa, anche io ho visto molto bene Arditi, molto bene Severini, belli ruvidi, è quello che ti ha fatto ripartire, la differenza rispetto a come giocava la squadra fino a mese e mezzo fa. Beh, un po' sapere, dico sempre che qualche capello bianco ormai l'ho perso anche. Le partite importanti non si vincono sparacchiando da 3 punti. Poi lo dice uno che invece è stato assolutamente affondato da questa filosofia, però la fa solo Sacchetti questa filosofia, e lui è unico. E tra l'altro non è un caso che sia l'attore della nazionale che la porterà ai mondiali, quindi però queste partite qui assolutamente, perché danno consapevolezza, danno energia, danno soprattutto la maniera giusta per riuscire a coinvolgere tutti i giocatori, perché noi comunque abbiamo una rosa anche che ci può permettere di avere tante così frecce nel nostro bagaglio tecnico, però si deve partire da lì, cioè non si può sperare di fare un canestro in più in partite dentro o fuori o dentro dei playoff. E proprio per questo ti dico che noi dobbiamo sotto questo aspetto veramente trovare un punto di miglioramento molto importante. In ottica playoff questo può essere visto quasi come un aperitivo, un antipasto dei playoff, visto che lì si giocheranno in 48 ore, qua di 24, vi abituate anche un po'. Ah, ma assolutamente, ma è una questione di mentalità, di abitudine, di... Il fatto di, per questo per noi sarà un bel banco di prova questa settimana. L'ho già detto ai ragazzi, cioè, non c'è niente da fare, cioè, purtroppo la pallacanestro è così. Quando ci sono le manifestazioni di marzo deve essere un momento dove saper prendere qualcosa che ti possa servire nella parte importante della stagione. Se invece pensi di aver fatto qualcosa e che la tua stagione si sia chiusa, butti all'aria esattamente tutto quel lavoro che hai fatto in questi 7 mesi qui. Quindi questo ci deve dare fiducia, consapevolezza, ma l'ho detto, abbiamo 3 ore, 24 ore nelle quali si riposa, noi martedì ricominciamo a lavorare, perché domenica abbiamo la partita più importante per agganciare il secondo posto. Quindi purtroppo è il brutto, mi era già capitato con la vittoria dell'Euro Challenge a Reggio Emilia, a finire la partita a guardare i risultati delle altre squadre perché ancora non avevamo i playoff in tasca. Questo è il bruttissimo di quando si vincono i trofei in mezzo alla stagione, però se vogliamo essere ambiziosi non c'è verso, ecco, bisogna far così o basta. E il tuo trofeo? Sì, diciamo di sì. Tra le cose che ti porti in questa 3 giorni, è che dopo 3 giorni riuscite ancora a essere così tanta energia, così tanta brillantezza. È una cosa su cui contavamo naturalmente. Sapevamo che abbiamo tutta una serie di giocatori che sono nel mezzo della loro carriera, a parte Logan ovviamente. Anche l'innesto di Severini sotto l'aspetto proprio dell'energia e della freschezza è stato fatto in funzione di quello. Sapevamo che dovevamo fare questo e il nostro lavoro è quello anche naturalmente per un playoff che, se vogliamo andare fino in fondo, fate i conti voi, sono 4 turni da 5 partite, serve quella freschezza, però l'atletismo non può essere una cosa importante se non si migliora proprio la questione della mentalità. Noi di questa Final Eight veramente ci si porta a casa, soprattutto la partita di ieri sera, perché ieri sera è stato un bel banco di prova di capire che se noi giochiamo in una determinata maniera ci possiamo veramente autodistruggere, perché ieri sera abbiamo veramente rischiato l'autodistruzione su delle ingenuità pazzesche, che è un po' a nostro difetto. Quindi ci portiamo a casa la prova
che possiamo autodistruggerci, è la prova anche che invece quando stiamo lì possiamo anche battere una squadra esperta, perché comunque è una squadra di grande talento, e battere la Fortitudo quest'anno, e questo credo che sia una cosa che dà della stima di una squadra che fino a questo momento è stata veramente incredibile, e in un anno non è veramente facile. Ecco. Coach, per quanto riguarda la mentalità, Logan è uno che ne ha da vendere di mentalità vincente, e in questo primo scorcio di stagione dall'arrivo, cosa vi ha dato, soprattutto in questa Coppa Italia, e cosa pensi possa darvi sia dal punto di vista tecnico che sia dal punto di vista mentale per una squadra che magari rispetto a Bologna ha meno esperienza e può crescere da questo punto di vista? Ma guardate, io dico con due parole che è mentalità vincente. Io spero che sia così, mi è sembrato molto il suo modo di fare, seppur con caratteri molto diversi, perché questi grandi campioni hanno ognuno il suo carattere. Mi ha veramente dato l'idea di come quando arriverò a Cauchera sia Reggio Emilia, molto simile. Hanno l'abitudine a vincere, hanno l'abitudine a saper preparare le partite in questa maniera, hanno l'abitudine del lavoro quotidiano, perché sono degli esempi. Logan è con poche parole, Rimas invece è un comunicatore di altissimo livello, e questa è la cosa più importante, mentalità vincente. Io ne so qualcosa, oggi ha fatto una partita credo di grande controllo, senza mai forzare niente, però naturalmente il dramma di incontrare questi giocatori che comunque mette sempre una pressione in difesa avversaria, e questa è la cosa che noi dobbiamo sapere, che dobbiamo riuscire a sfruttare da qui alla fine del campionato. Perché la sua presenza, se sfruttata nella maniera giusta, darà tanto spazio tecnicamente ai miei giocatori, e se hanno la furbizia e soprattutto la modestia di capire che è un esempio su quello che fa in campo, possono alzare il tasso tecnico dell'esperienza molto velocemente. Noi abbiamo un mese e mezzo ad arrivare al 27 aprile, dove dobbiamo spremere tutta la sua esperienza, la sua mentalità, seppure è un giocatore che parla in campo, non è un giocatore che fa tante chiacchiere. Te lo sei trovato appunto l'avversario, te lo trovi adesso come giocatore, è differente ruolo, però trovi qualcosa di diverso in lui, trovi che sia cambiato in qualche modo? No, la grande differenza è che io sono sulla panchina giusta a sto giro, ecco, questa è la grande differenza. Da quanto tempo è quello che cambia? No, ecco, è l'unica cosa vera che è stata detta con esattezza: noi a Reggio Emilia non abbiamo mai provato a prendere De Mignone. Ha detto che io da anni che provavo a prendere, non ci siamo, anche perché lui vincendo il campionato successivo è andato in società che oggettivamente gli hanno permesso economicamente di fare una carriera di un certo tipo, però non l'abbiamo mai provato a prendere, quindi naturalmente quando è nata questa opportunità, ma già lo stesso fatto che lui abbia voluto scendere in A2, se ci pensate, è una cosa molto particolare, però i giocatori che amano vincere hanno questa dipendenza dalle vittorie, poi qualsiasi cosa sia, che sia una coppa o che, come credo che lui abbia l'ambizione di riportare Treviso in Serie A, sono giocatori che danno tutto, ecco. Questo mi deve dire che poi conta molto anche a Maurico, significa dire che una squadra che sono 75-78 ma la schiacciare dei settori 5 volte una piccata di pallone, cioè quanto c'è di costruito. Ma questo deve essere, avevamo delle basi importanti, io l'ho sempre detto, e in questi mesi, anche andando un po' a ritroso, la scelta di stare senza un americano per trovare l'americano giusto era anche in funzione di far crescere velocemente una squadra, e una squadra che ha ancora tantissimi margini di crescita, e lo dico, non lo dico come si dice per, così, per falsa modestia, ma sono tutti giocatori che anche all'interno della partita di oggi, se ci pensate, potevano evitare di fare un errore, potevano fare qualcosa di meglio. È una squadra che ha grande disponibilità, credo che nel momento in cui capiscono determinati messaggi non ha nessun problema anche a buttarsi nel fuoco, e questo deve essere il nostro punto di partenza, perché se semplicemente all'arrivo di Logan prendevamo la palla e stavamo a guardarlo mentre faceva le cose, non si va da nessuna parte. Invece il fatto di continuare a lavorare e comunque aver costruito delle basi di un certo tipo, dopo quando metti dentro due giocatori, uno di grande talento e l'altro di grande energia, dopo naturalmente puoi portarne a casa i frutti. Ieri sera avevi parlato di 3-4 momenti down, questa sera hai detto di meno. Anche stasera ci siamo a volte incartati da solo,
da soli su un paio di errori difensivi e su alcune scelte offensive, ma che non fanno parte neanche del bagaglio tecnico dei giocatori. Io dico ad alcuni giocatori, quando fanno determinati errori, dico che fino a quando non toglieranno determinate cose dal loro gioco, non possono ambire a essere giocatori di alto livello. E come noi tutti quanti, noi ancora facciamo degli errori che ogni tanto uno dice, facciamo delle cose come ha detto prima Raffaele, dove a 2 minuti e mezzo alla fine facciamo 5 passaggi e una schiacciata, e dove in un'azione facciamo 432 palleggi, una palla persa e un fallo in attacco. Ecco, è lì che noi nella mentalità dobbiamo assolutamente migliorare. Ieri ci eravamo costruiti il suicidio perfetto e ci avevamo provato in modo così per bene, però probabilmente quella partita lì ci ha dato anche la consapevolezza di quello che deve essere il nostro, al di là della bravura di Bergamo, perché non è un caso che abbia battuto Montegranaro e alla fine sia arrivata all'ultimo tiro con noi. Però insomma è una squadra che io credo che deve avere la modestia e l'ambizione di sentire dei margini di miglioramento ancora da costruire in questo mese e mezzo. Posso fare una domanda? Tornando alla finale, Treviso ha vinto con merito, mostrando maggiore intensità, maggiore applicazione difensiva, maggiore energia della fortitudo. Prima si parlava con l'allenatore della Fortitudo di quei 5 minuti alla fine del secondo periodo, nella seconda metà del secondo periodo, in cui Treviso ha preso il largo, parziale 12-0 più 16, 35-51 con Barnetti. In quel periodo ci sono state alcune fischiate, diciamo così, un po' dubbie, ma al netto dei meriti di Treviso. Io le chiedo, ritiene che quelle fischiate possono aver avuto un peso o no? Peso, e se l'hanno avuto, in che termini? Secondo me la domanda devi fare Anti, non dovevi farla a me. L'ho fatta anche ad Anti, ma volevo sapere anche il suo parere, se non lo vuole dare, altrimenti non c'è. No, direi di no. Va bene, a posto così. Grazie. Bene, arrivederci a tutti. Grazie.